Feltro News, in collaborazione con Lab Massa Trabaria. Uno spazio aperto di approfondimento, analisi, informazione, viaggi per i territori alla ricerca di curiosità e amenità, ironia, critica e, perché no, sputtanamento. Montefeltro News, ed ecco la nuova edizione. Pesaro, il degrado degli Orti Giuli. Intervista a Daniele Lazzari, referente dell'associazione Salviamo gli Orti Giuli. Drenaggio del porto di Fano. I pescatori aprono un tavolo, al telefono un loro rappresentante. Guinza, un'opera abbandonata? Ne parliamo con Gianluca Cirignoni del Comitato Guinza. Un aggiornamento dal Movimento 5 Stelle. Fabriano, ai nostri microfoni il primo cittadino Giancarlo Sacramola. In tema di elezioni regionali sentiamo il suo punto di vista. Esplorando il territorio marchigiano scopriamo Cavoleto, frazione di Pian di Meleto, Pesaro Urbino. Da una coproduzione Montefeltro TV e Star Web TV, Sport Mark Box, un appuntamento in programmazione su questa rete. Ricordiamo infine ai nostri ascoltatori che i commenti del nostro direttore Gabriele Cevasco andranno in onda su questa rete in un nuovo format. Il comitato Salviamo gli Orti Giuli si è costituito a difesa degli Orti Giuli, appunto, che rappresentano un parco di estrema importanza nel contesto del nostro territorio, e sia da un punto di vista storico che da un punto di vista culturale. E il parco praticamente include al suo interno anche l'Osservatorio Valerio, che rappresenta un osservatorio di anch'esso di estrema importanza dal punto di vista scientifico, sia per l'attività che svolge, ma anche per i contenuti dello stesso, che includono apparecchiature di rilevanza museale, di conseguenza meritevoli di essere posti all'attenzione delle persone. Diciamo che negli ultimi anni il parco è stato in qualche modo lasciato, abbandonato, insomma, a un progressivo degrado che sta preoccupando buona parte della cittadinanza, per il fatto che sicuramente è un sito di estremo valore che va in qualche modo recuperato. E per questa ragione questo comitato si è costituito aggregando persone che si sono mosse condividendo le stesse opinioni e un'idea comune che è stata poi formalizzata ed è stata anche in qualche modo pubblicata sui giornali, anche sui social network, che è questa, cioè quella di innanzitutto recuperare il sito alla visibilità della gente, quindi fare in modo che possa essere nuovamente vissuto questo spazio. E per far questo, e non solo per questo, diciamo che la proposta mira anche a offrire agli Orti Giuli, all'Osservatorio Valerio, un ruolo importante nell'ambito del nostro territorio. Cioè, è un'idea che in qualche maniera, diciamo, potrebbe essere utilizzata anche come un progetto campione che potrebbe essere applicato anche per altri siti storici, che è quella di offrire, quantomeno delegare a questi siti così importanti, non una funzione limitata come quella che svolgono in questo momento, sembrano quasi dei reliquari, quindi una funzione che non ha un'influenza, che non ha un rapporto col territorio. La nostra proposta è quella per la quale questi siti devono relazionarsi col territorio, devono diventare siti di promozione in qualche modo. Quindi la proposta viaggia, su due binari paralleli. Il primo è quello
è quello di recuperare in tempi celeri gli orti, chiaramente con interventi di manutenzione che permettono di rendere fruibile nuovamente il parco come lo era anni addietro, realizzando tutti quegli interventi di manutenzione che sono chiaramente necessari per renderlo sicuro e ripeto, è accessibile. La seconda proposta invece, la seconda parte della proposta, sicuramente richiede tempi più lunghi perché inevitabilmente si rifà a un qualcosa che è più complesso ovviamente. Per far questo, per elaborare questa seconda proposta, ci siamo rifatti un po' alle radici storiche del parco. Il parco è nato nel periodo 1827-1830 per volere del conte Cassi, che all'epoca praticamente aveva trasformato un giardino preesistente in un parco pubblico. Questo è il secondo parco pubblico dal punto di vista cronologico in Italia, e l'aveva dedicato al Giulio Perticari, che era un illustre letterato. L'idea innovativa del conte Cassi è stata quella di inserire nel contesto di questi orti e delle serre, e quindi aveva una funzione sperimentale, quindi florovivaistica, che ha permesso in qualche modo di raggiungere anche livelli di eccellenza sotto questo aspetto. E nel tutta questa gestione di questa attività era stata affidata all'Accademia Agraria. E quindi la proposta di riqualificazione del parco si fonda quindi sulla rivisitazione in chiave moderna di un'idea che era quella del conte Cassi, che ancora è un'idea che ancora è estremamente attuale, perché la riproposizione di un orto botanico all'interno del parco creerebbe un certo interesse, specialmente poi se associato alle attività dell'Istituto Cecchi, della Scuola Agraria di Pesaro, un legame che è già vecchio dell'epoca, cioè nel senso che era già un legame preesistente. Quindi queste attività congiunte sia dell'Accademia Agraria sia anche dell'Istituto Cecchi potrebbero in qualche maniera, svolte all'interno dell'edificio che il Comune ha realizzato recentemente, che attualmente risulta inutilizzato, e potrebbero in sostanza far sì che il centro, il parco, venga di nuovo frequentato sia da studenti, esperti del settore, utilizzando anche gente comune, turisti, utilizzando anche quella che è la biblioteca tematica della stessa Accademia. E quindi cosa si creerebbe? Si creerebbe un polo dove in sostanza verrebbero rappresentate in qualche modo le eccellenze della nostra città in quest'ambito, ma un polo che potrebbe essere capace di riflettere verso l'esterno l'interesse delle persone verso quei siti di interesse sia storico, agri e florovivaistici che sono praticamente disseminati sul territorio. Quindi sarebbe estremamente utile per dare impulso al nostro turismo e far sì che il nostro turismo possa avere una valenza ulteriore rispetto a quella monotematica del mare. Non sarebbe solamente il mare Pesaro, ma sarebbe anche qualcos'altro che i turisti apprezzano particolarmente. Per poter far sì che questo progetto possa essere in qualche modo possa aggiungere e possa a compimento, è necessaria anche l'adesione da parte dell'intera comunità. E per questa ragione noi attendiamo persone che possano condividere questo progetto, che possano in qualche maniera aggiungersi al nostro comitato e far sì che tutti quanti assieme si possa in qualche modo presentare e proporre e spingere questo progetto verso il suo compimento. E per far questo i contatti nostri si possono avere sia attraverso il nostro gruppo Facebook Salviamo gli Orti Giuli e sia anche attraverso la mail, che comparirà in sovrimpressione.
Grazie. Ci siamo incontrati in un tavolo regionale il 24 febbraio scorso, convocati insieme alle amministrazioni comunali dei porti marchigiani, insieme anche ai sindacati, per fare il punto sulla situazione dopo gli ultimi eventi che si stanno verificando nel porto di Fano. Questo tavolo diventerà un tavolo permanente, ci è stato detto, tant'è che è stata già fissata la data del 24 marzo prossimo, dove speriamo di arrivare con delle soluzioni concrete, perché fino ad oggi sono state fatte tante parole da parte delle istituzioni, ma fatti concreti non ne abbiamo visti in sostanza. Il porto di Fano non viene dragato in maniera radicale come dovrebbe essere ormai da 20 anni circa, sono stati fatti dei dragaggi parziali che non hanno fatto altro che far sperperare del denaro pubblico senza risolvere mai alla radice il problema, in quanto il grado di inquinamento di questi fanghi nel porto di Fano è tale che non possono essere smaltiti questi fanghi se non in una cassa di colmata o nella discarica, quindi con dei costi esagerati. Quindi l'obiettivo al momento è quello di conferire nella cassa di colmata di Ancona, cosa la cassa di colmata è stata ultimata dopo 5-6 anni di attese, è stata anche collaudata. In questi giorni la Regione Marche e l'autorità portuale di Ancona dovrebbero incontrare i sindaci dei vari porti interessati per la ripartizione dei quantitativi. Noi nel 2008 avevamo assegnati 80.000 metri cubi e il quantitativo necessario per un dragaggio radicale del porto di Fano si aggira sugli 80.000, anche 100.000 metri cubi ormai oggi, perché sono aumentati, mentre invece in questa cassa ricolmata abbiamo la possibilità oggi di stoccare solo 40.000 metri cubi, dei quali già 20.000, quindi la metà, li abbiamo già depositati in alcune parti del comune di Fano, proprio in ragione di quei dragaggi parziali che venivano fatti fino ad oggi, per cui resterebbero solo disponibili 20.000 metri cubi, quindi una cosa assolutamente insufficiente e non finalizzata a risolvere il problema. Però ovviamente questi 20.000 metri cubi ci darebbero ossigeno per ulteriore periodo, quindi cosa che noi auspichiamo avvenga quanto prima possibile. Però ripeto, ad oggi ancora cose concrete non ce ne sono. La soluzione in prospettiva strutturale qual è? È che bisogna comunque dragare quegli 80-100.000 metri cubi per risolvere definitivamente il problema. E allora, oltre a questa emergenza, che veramente se non viene risolta la situazione della marineria di Fano, quindi della pesca, ma di tutte le attività portuali, è al collasso e siamo in agonia, voglio dire, siamo prossimi alla fine, alla chiusura, quindi si parla tanto di occupazione, di favorire l'occupazione, ma nella sostanza stiamo creando un vero e proprio disastro economico occupazionale, perché mentre la pesca darebbe e avrebbe le potenzialità per dare lavoro in questa situazione difficile generale, però non gli diamo una risposta concreta e quindi dicevo, oltre a questa emergenza comunque bisognerebbe trovare una soluzione definitiva, radicale nei prossimi anni. Il Comitato Apriamo la Guinza propone di ammodernare, mettere in sicurezza, collegare al meglio in maniera moderna e sicura alla viabilità ordinaria di Fondovalle la Galleria della Guinza e i 4 chilometri di superstrada fatti, finiti e abbandonati in uscita dalla galleria stessa nel comune di Mercatello sul Metauro. Il comitato è composto da cittadini che come me provengono dall'Alto Tevere Umbro, dalla Val Tiberina Toscana, dall'Alta Valle del Metauro e dalla Valle del Foglia. A sostegno della nostra proposta abbiamo già raccolto oltre 3.800 firme tra i cittadini, l'ultima iniziativa è stata fatta in questi giorni ad Urbino, in poco più di 3 ore abbiamo raccolto oltre 110 firme, segno che i cittadini apprezzano la nostra proposta, ci credono e di fronte a tanta evanescenza del completamento delle 78 capiscono che la nostra è una proposta di buon senso. Ecco, noi crediamo che con questa proposta si possa in tempi più brevi, con minor spesa, con impatto ambientale molto minore, mettere a frutto questa grande incompiuta per il bene delle nostre valli, dei nostri territori, delle nostre popolazioni. Aprendo questa galleria
al traffico e quindi si consentirebbe, e collegandola come detto al meglio alla viabilità ordinaria di Fondovalle, si otterrebbe l'apertura di un flusso storico, diciamo, di scambi commerciali, culturali, che ci sono sempre stati, ma che comunque sono sempre stati resi difficoltosi dai valichi appenninici. Ecco, con l'apertura della galleria e il suo collegamento con opere che si parla di neanche 20 chilometri di opere, forse anche meno, potrebbe invece portare grandissimi vantaggi a tutte le nostre valli. E questo è molto importante. Noi abbiamo l'obiettivo di raccogliere 10.000 firme da consegnare ai consigli regionali di Toscana, Umbria e Marche e anche all'ANAS, e diciamo che si potrebbe poi in un futuro pensare anche di migliorare quelle che sono le viabilità di Fondovalle, in particolare per quanto riguarda l'alta valle del Metauro e quindi la strada statale 73 bis, perché diciamo, collegando la galleria e aprendo questo nuovo flusso di traffico, sicuramente ce ne potrebbe essere bisogno. Ma anche questo potrebbe essere fatto sempre realizzando magari anche le circonvallazioni ai paesi attraversati, ma sempre con una spesa molto minore rispetto a quello che si vorrebbe e con un impatto ambientale molto minore rispetto a quello che invece sarebbe la nuova ipotesi di completamento delle 78, che peraltro rischia solo di fare un favore agli interessi dei privati, creando invece grossi danni anche ambientali alle nostre valli. Ecco, noi crediamo che questa sia una proposta di buon senso che la politica debba fare propria, ce l'auguriamo, speriamo anche che l'assessore alla rivoluzione di Urbino, Vittorio Sgarbi, il professor Sgarbi, voglia dire la sua sulla nostra proposta, magari appoggiandola, magari dando la sua firma, mettendo la sua firma a sostegno, la sua illustre firma a sostegno del nostro progetto. E il rischio qual è, tra l'altro, rispetto al completamento delle 78, che a mio avviso, ma credo anche quello di molti cittadini che ci hanno firmato, se fosse stata strategica per lo Stato italiano sarebbe stata già completata, invece ovviamente si è fatto il quadrilatero e quindi quest'altro collegamento ha perso di interesse. Ho anche dubbi sull'interesse che possono avere i privati per tutta una questione relativa anche a chi poi utilizzerebbe, una volta che fosse anche completata le 78, dal punto di vista del ritorno del pedaggio, perché ad esempio ritengo che un autocarro che parte dal Tarvisio o dal Piemonte debba andare ad Ancona, beh, sicuramente a Cesena non è che va verso San Giustino ma e poi attraversa l'Appennino con la guinza, con la E78, ma invece se ne va verso Ancona. Quindi di fatto noi crediamo che, insomma, di fronte a tutta questa evanescenza di questi progetti che vengono utilizzati esclusivamente in campagna elettorale dalla politica, la nostra proposta è una proposta di buon senso, una proposta fattibile e una proposta per la quale crediamo anche che la neo società di progetto costituita, Centrale SPA, costituita da ANAS e le tre regioni, che rischia di essere l'ennesimo carrozzone pubblico, che porterà una montagna, che porterà a partorire un topolino e che magari porterà invece anche a tante spese, a tanti premi dirigenti, quindi un ennesimo carrozzone, beh, intanto si occupasse perlomeno di fare un progetto su quella che è la nostra proposta. Io sono Gianni Maggi, candidato presidente, risiedo ad Ancona, sono nel movimento dal 2008, mi occupo di comunicazione con le multinazionali dei centri commerciali, nessuno perfetto. E sono stato accanto ai consiglieri comunali dal 2009 della mia città, dal 2009 era un solo consigliere, al 2013 siamo quattro consiglieri. Sono particolarmente contento di essere qui a Pesaro, perché Pesaro è un'enclave storica del Movimento 5 Stelle. Infatti nel 2009 ci furono due consiglieri comunali, Mirko a Pesaro e Adara a Fano, e quindi Pesaro insieme ad Ancona, che elesse anch'essa un consigliere comunale, era, come dire, il primo bocciolo del Movimento 5 Stelle nel Marche. Poi la provincia di Pesaro si è allargata, altre città e altri paesi hanno avuto gruppi meetup del movimento ed è la prima provincia che ha un sindaco del Movimento 5 Stelle, la nostra sindaco di Montelavarre. Ci siamo candidati, come saprete, online, tutti gli iscritti del movimento che volevano candidarsi sono andati online, hanno messo la propria faccia e il proprio nome, gli iscritti del movimento hanno votato.
questo è il risultato delle donne e degli uomini più eletti, poi la stessa cosa è avvenuta per il candidato governatore. Al momento della nostra candidatura abbiamo firmato un impegno etico. L'impegno etico è quello di non essere iscritti a nessun partito, di non avere conflitti con l'ente regione, di prendere 2.500 euro al mese e di mettersi nel momento in cui non siamo più d'accordo, non siamo più in linea con i principi del movimento. Naturalmente queste cose, in un momento in cui la politica dà il peggio di sé, e mi riferisco soprattutto ai 66 indagati della regione, tra consiglieri, funzionari e collaboratori, è sicuramente un gesto che ci stacca completamente da quella che è stata la politica. Termino qui, abbiamo un programma che adesso in linea di massima i candidati di Pesaro vi illustreranno. Questo programma verrà poi posto all'attenzione di tutti i cittadini, come la consuetudine del Movimento 5 Stelle. Devo dire che noi corriamo per vincere noi. E quindi, perché le possibilità e la squadra nessuno l'ha detto. Per i soli vince naturalmente con un grande risultato a Pesaro, come adesso se l'ha fatto con Marco Lupi, che invece con la sua esperienza è riuscito a conquistare un ottimo risultato che non sembrava sperato all'inizio. Marco Lupi ha messo la sua volontà e credo che abbia fatto bene anche a fare questa scelta di candidarsi. Io sono uno che sulle primarie ci credo che sia un ottimo studente del PD che pagano il fatto. Ho pagato anche per questo qualche rimbrotto del partito per questo motivo, ma io credo che le primarie sono uno strumento utile. Poi bisogna trovare, certo, la conciliazione tra i contendenti, trovarsi di mettersi a tavolo e costruire il percorso. Che io credo che possa essere fatto insieme a Matteo Renzi. Io sono di Fabriano, amico sempre del presidente Spacca, abbiamo condiviso molti percorsi politici insieme e credo che possa essere Matteo Renzi come idea, come percorso, un buon aiuto per il PD. Non dobbiamo chiuderci dentro le stanze dei partiti, dobbiamo dirci associazioni che Marco Renzi sono molto consiglieri, molti imprenditori, molta società che intende dialogare con la regione. E io credo che questo passaggio vada fatto, tenendo presente quindi anche le capacità e l'esperienza di un presidente Senti come il presidente Spacca, che ha portato la regione per artisti di cui ci sono riconosciuti, ma non sono molti di c'è la giornata di Spacca, c'è Marco Renzi, su ha un rifacimento di una cosa vecchia e quindi questo nuovo partito è una sorta di tutto parecchio per poi proporre e la mia lezione per me è d'accordo su questa analisi oppure quello che posso avere un possibile dato invece magari di una cosa nuova. Secondo me è una risorsa, io sono del partito democratico e sono per una politica proprio a breve. Io credo che non si, anche se si vince da soli non si vince bene. Credo che invece siano le coalizioni che dentro rappresentiamo una pluralità di soggetti che possono governare, perché da, io sono anche a capo di una coalizione molto vasta, la mia, che va dai Verdi, alla società civile, alla lista civica, al PD, all'UDC. Abbiamo fatto un gruppo di persone che hanno deciso di condividere il programma di ampio respiro, poi con le difficoltà finanziarie e tutto, però dobbiamo farci un progetto nel quale si trovano le persone. Non si può fare, la politica non è una convenzione studente, è un luogo che deve aggregare. We'll be right back.
Cavoleto, frazione di Pian di Meleto, posto a 476 metri sul livello del mare, si tratta di un piccolo borgo medievale egregiamente conservato e parzialmente abitato stabilmente. Costruito su un'isolata sporgenza di tufo e terrazzo sulla valle del Mutino, in posizione strategica e dominante rappresenta uno dei borghi più caratteristici del Montefeltro. L'insediamento ha probabili origini romane. Documentazione certa comunque risale al 1200, quando nella provincia dei Castelli veniva già citato il castrum di Cavoleto, castello di confine tra Malatesta, Montefeltro e Papato. Dopo un periodo di decadenza tra il 1500 e il 1700, la località viene riscoperta grazie alla famiglia Cosmi, che vi costituisce il palazzo che si trova nella piazza bassa del borgo. La Seconda Guerra Mondiale, poi, ed il passaggio della linea gotica portano distruzioni seguite nel periodo della ripresa economica dall'esodo degli abitanti verso le località di Pianura e Rivierasca. La struttura urbanistica del borgo molto particolare, è caratterizzata da una prima piazzetta sulla quale si affaccia il citato Palazzo Cosmo. Alle spalle, un po' defilata, una chiesetta e di fronte un'irta salita con le abitazioni edificate ai lati, che in meno di 100 metri porta ad un'altra piazzetta sulla quale si affaccia la chiesa principale del borgo. Il passetto al lato della chiesa porta ad un balconcino del quale si domina la valle del Mutino e all'orizzonte si gode una bella veduta sul vicino Monte Carpegna. Percorrendo il borgo si ha la sensazione che il tempo si possa fermare, ricordando all'uomo che conservando quanto di buono ha costituito, troverà poi sempre qualche viandante felice di ammirare e rispettare quelle pietre che trasudano di storia. Thank you.
salutiamo i telespettatori di Montefeltro TV, di Star Web TV, vedete alle nostre spalle i loghi, e canale 18 RTM. Siamo collegati al Pala Guerrieri di Fabriano, dove si sta disputando un torneo, il primo di quest'anno, speriamo non sia anche l'ultimo, organizzato dalla pugilistica fabrianese con il patrocinio del comune, dove a squadre si stanno scontrando i pugili di tutta la regione, categorie di peso varie, c'è anche la box femminile. Alla fine di questo torneo ci saranno 4 incontri di rilievo, si scontreranno i pesi massimi. Non mi sono più, io sarei
Thank you.